Ma veramente. Sono qui dall'autodromo di Franciacorta perché Dunlop mi ha invitato a sfidare un campione del mondo, Niccolò Canepa. Ciao a tutti. Ovviamente non può essere una sfida perché abbiamo fatto adesso qualche giro insieme con due Yamaha R1 gommate Dunlop di 212 GP Racer e mi ha dato 8 secondi. E cioè, è la cosa assurda che a me sembrava di volare nell'iperspazio in quei giri che abbiamo fatto. Poi guardo il crono e dico 8 secondi. Cioè, Nick, dove? Non ti preoccupare. Adesso entriamo in pista insieme e vedrai che ti insegno le quattro fasi principali della guida in pista. Frenata, piega, accelerazione e cambio di direzione e quegli 8 secondi diventano 4, sicuro. Sicuro? Dai, ci scommettiamo? Va bene, andiamo. Ma te sei fuori. Ma come fai a frenare in quella maniera? Ma allora, ci puoi riuscire anche tu, piano piano sì, ci vedrai sì. Che ci riuscirai. Allora, è molto importante frenare molto forte all'inizio della frenata e man mano che andiamo ad inserire a rilasciare un pochino il freno, ma portarlo anche con poca pressione di freno fino a metà curva, perché in questo modo andiamo a caricare la gomma anteriore, aumenta l'impronta a terra e quindi avremo più grip, anche se una cosa difficile da fare è fondamentale per andare forte, e in più ridurre al minimo il tempo morto, cioè quando molliamo il freno e riacceleriamo. Perché io ho notato questo, io ad esempio qua nella curva il freno lo mollo quando sono ancora dritto, mollo, entro e poi accelero, te invece la frenata la porti fin dentro il punto di corda. Allora, il discorso si rischia di meno facendo come faccio io di come fai tu, perché quando tu vai a mollare il freno la forcella si scarica, scarichi l'anteriore e vai ad inserire con l'anteriore scarico dentro la curva. E quindi se riesci a tenere un pochino frenato, schiacci la carcassa, ha più grip, più impronta a terra e vai più forte. Aspetta, cos'è l'impronta a terra? Allora guarda, praticamente quando vai a frenare vai a schiacciare molto la carcassa della gomma, così la gomma si deforma leggermente, vedi? E abbiamo più parti di gomma che striscia sull'asfalto. Quindi è come essere appoggiati su uno spillo o essere appoggiati su un palmo di una mano. Vedi che cambia la differenza, è molto più grip. Mi hai aperto un mondo. Allora, non so te, ma a me la piega è la parte che piace di più della guida in pista. E beh, normale, mi sa che è la cosa che piace di più a tutti in assoluto. È una figata. Preciso comunque che in questo video ho guidato come guidavo agli inizi per far vedere il raffronto con l'amatore. Qual è la differenza in piega tra un pilota e un amatore? Ma allora, la differenza principale sta nella posizione del corpo, penso. Il pilota riesce ad avere comunque un angolo di piega molto importante, ma riesce anche a spostarsi molto con il corpo. Lo sguardo che va sempre oltre la curva, quindi non rimane in basso ma sempre oltre la curva, e diciamo il tutto sta veramente nella posizione di guida, quindi il gomito un pochino fuori, il busto molto fuori e il sedere per metà fuori. E poi bisogna essere pronti a raddrizzare la moto il prima possibile, perché per fare in modo che la gomma abbia il grip massimo per uscire dalla curva e uscire fuori. Perché comunque alla fine, a vedere le foto, i video, gli amatori piegano come i piloti professionisti, la differenza sta nel modo in cui ti muovi col busto. Addirittura gli amatori a volte in massima piega hanno un angolo di piega maggiore rispetto ai piloti professionisti, o troppo rischioso per le gomme magari che stanno montando. Una gomma buona come la D212 ti permette di avere un ottimo angolo di piega e anche un grip molto importante, quindi questo ti dà molta fiducia e in curve come questa riesci ad avere una velocità di percorrenza più elevata. Dopo aver provato queste Dunlop D212 GP Racer, che sono delle gomme in mescola, e dopo aver visto il feeling che ho e i tempi che si possono fare, mi chiedo perché l'amatore che gira in 1.20, 1.25, 1.30 qui a Franciacorta va a comprare delle gomme in mescola da motorsport, da mondiale, quando con una gomma del genere può fare
3, 4, 5, 10 pistate. Allora sì, secondo me quello è un concetto abbastanza sbagliato, nel senso che anche per noi in pista, io faccio il mondiale endurance, quindi sono abituato a fare tanti giri, ma preferisco mille volte lavorare con una gomma che ti permette di fare tanti giri sicura con un grip del genere, in modo che riesci ad essere, ogni volta che ti fermi e che riparti, hai sempre la stessa moto sotto a sedere, diciamo, e quindi riesci sempre a spingere forte e a spostare avanti il tuo limite e concentrarti sulla guida. Se invece è una gomma che cala molto presto o una gomma che finisce molto velocemente, devi adattarti alla gomma e ogni volta che entri in pista è una moto diversa, no? Quindi non riesci ad essere efficace, non riesci a migliorarti tu come pilota. E dopo la piega naturalmente c'è l'uscita di curva e l'accelerazione, che è un punto fondamentale. Ma sicuramente l'accelerazione è fondamentale per i tempi sul giro. Per andare forte, specialmente in curve lente come questa, è importante posticipare un pochino la frenata e l'ingresso curva, rallentare molto a centro curva per raddrizzare la moto il prima possibile e dare gas ovviamente. Chiaramente con le D212 e con la carcassa rigida che hanno possiamo permetterci di avere una pressione un po' più bassa del pneumatico, quindi più impronta a terra e molto più grip in uscita, che ci lancia poi su questo lungo rettilineo e il cronometro scende. E poi ho notato che io all'inizio anticipavo tanto le curve e mi trovavo con l'anteriore che volevo chiudere la curva ma non la chiudevo, e quando davo gas piegato rischiavo di... Esatto. E invece ritardandole tanto e rialzando la moto si evitano le cadute in entrata e in uscita. Esatto, rischi molto meno perché vai in uscita soprattutto, riesci a raddrizzare prima la moto e quindi eviti gli high side, e riposticipando l'ingresso vai un po' meno a forzare sul davanti e quindi vai più veloce e rischi di meno. Perfetto, direi. Ok Nick, l'ultima fase della guida in pista che abbiamo voluto vedere è il cambio di direzione. E qual è il segreto per farlo forte? Allora, il cambio di direzione è una parte fondamentale della pista. È molto importante riuscire a cambiare di direzione in modo veloce ma anche molto fluido, perché se ci muoviamo molto forte con il corpo andiamo a influire sull'assetto della moto. Se riesci a spostarti facendo forza sulle gambe per fare forza sulle pedane e cambiare di direzione la moto e anche con il busto, il cambio di direzione sarà veloce, efficace e non andiamo a scomporre la moto, che è la cosa principale. Quindi se ho capito bene, il cambio di direzione lo fai con le gambe? Tanto con le gambe e il busto che segue. Non devi partire con il busto, sennò fai una gran fatica con le braccia e la moto è più lenta a spostarsi. Visto che il cambio di direzione si fa sempre spesso con un pochino di gas in mano, il corpo molto in avanti per cercare di evitare appunto che la moto si impenni, quindi tenere il carico sull'anteriore. Scusa Nick, quante giri hai detto che facciamo con queste gomme qua? Ma qua un centinaio di giri, perché? Andiamo a finirle. Bello, andiamo.